Alleluia. Un abbraccio, un saluto a tutti, in modo particolare anche a tutti i nostri fratelli che sono nei carceri italiani, perché so che molti Amen, stanno sì. ascoltando e guardando questa trasmissione, quindi Sì. a tutti i nostri fratelli, alle nostre sorelle, voglio portare un abbraccio. Il testo di questa riflessione è preso dal Salmo 40, perché stranamente, ma non c'è nulla di strano quando lo Spirito Santo ci guida. Questa riflessione nel Salmo 40, il primo verso dice: ho pazientemente e fermamente aspettato il Signore, ed egli si è inchinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi fermo qui nella lettura, ma poi ne proseguiremo, perché la parabola che abbiamo ascoltato un attimo fa, ci guida proprio in questa direzione. Ho pazientemente e fermamente aspettato il Signore. Cioè, questo, da un lato c'è l'uomo che ha bisogno di ravvedersi, dall'altro è un cambiamento di modo di pensare. Questo ultimo testo che è stato appunto letto, si alzò e tornò dal padre, ma quando ancora era lontano, il padre lo vide e gli corse incontro. Quindi questo è l'atteggiamento di Dio, è un modo di comportarsi completamente diverso dal nostro comportamento umano, e quindi è Dio che ci rivela com'è il suo cuore, e nei confronti di noi uomini e donne, peccatori che sbagliano continuamente e che comunque hanno difficoltà a tornare al Signore. E qui Davide in questo salmo si dice: ho pazientemente e fermamente aspettato il Signore. E questo fatto di cercare al di là di tutto, cercare il Signore, cercare l'Eterno, cercare il nostro Dio e avere pazienza, prenderci il tempo per aspettare la sua venuta nella nostra vita. Volta scorsa vi ho raccontato di come il Signore mi incontrò, mi venne incontro nonostante la mia incredulità. E in questo caso Davide sta dicendo: egli si è inchinato su di me e ha ascoltato il mio grido, ha ascoltato la mia voce, ha ascoltato il mio pianto, ha ascoltato la mia rabbia, ha ascoltato la mia incomprensione, ha ascoltato il fatto che stavo gridando e non sapevo neanche come, perché, verso chi, come è successo con me che non sapevo neanche se Dio ci fosse. Eppure la sua mano, come dice Davide, lui si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. E questa cosa è veramente meravigliosa. Cioè, il Signore che si inchina sulla nostra umanità, sulla nostra fragilità, sulla nostra debolezza, sul nostro essere incompresi e incompieti, e ascolta, ascolta il nostro grido. E questo fatto è meraviglioso, perché Davide continuerà dicendo al verso 2: mi hai tratto fuori da una fossa di perdizione, mi hai tirato fuori dal pantano fangoso e hai fatto posare i miei piedi sulla roccia e hai reso sicuri i miei passi. Ecco, hai ascoltato e mi hai tirato fuori da questa fossa di perdizione, da questo fango, questo pantano, questo acquitrino, questa situazione di sabbie mobili. Tu hai ascoltato il mio grido. E sapete, quando i nostri pensieri continuano a rotolare dentro di noi, legati al senso di colpa, legati ai fallimenti, ai problemi nostri, ai problemi degli altri, ebbene, tutto questo a volte ci porta a sprofondare in un po' profondo pantano fangoso. Ma se Dio sta ascoltando il mio grido, quando in questo pantano mi sto rivoltando e rivoltando ancora, cercando una via di scampo, ma pure piantandomi sempre di più. Ebbene, quando Dio ascolta il mio grido, è come se Dio di nascosto, in mezzo a quel fango, viene Lui e diventa quella pietra di riferimento dove a un certo punto
mette sotto ai miei piedi una roccia. Ecco che quando ti avvicini a Dio, quando ti avvicini alla parola del Signore, ti accorgi che Lui è capace di fare le cose che dice. Perché è davvero un padre che ti ama, perché davvero ti viene incontro ancor prima che tu ti sia ripulito, ancora prima che tu abbia fatto un cambiamento vero, ancora prima che tu abbia fatto la tua confessione, vedi questo padre che esce dalla sua casa e che va incontro a questo figlio. Ecco, questa realtà è la realtà del nostro Dio. Il nostro Dio è fatto così. È il Dio della Bibbia, è il Dio dei Vangeli, è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo ed è Lui che continua a operare in maniera meravigliosa in tutti quelli che gridano a Lui. A volte la nostra preghiera è veramente sconnessa, a volte la nostra preghiera è veramente un lamento, eppure il Signore non disdegna il nostro lamento, il nostro pianto e ascolta e si inchina su di noi. E addirittura, oso dire, entra nel nostro fango e diventa sotto i nostri piedi quella pietra sicura su cui possiamo appoggiarci per uscire, per venire fuori da questa situazione di frustrazione, da questa situazione di disfatta, di fallimento. E la pace di Gesù Cristo è la prima cosa che troviamo, perché tu hai reso sicuri i miei passi e usciamo da questo fango ancora infangati. Certo, è così. Siamo tutti della stessa razza umana. E quando usciamo dal fango siamo infangati, anche se sotto i nostri piedi per uscire da questa situazione abbiamo in qualche maniera appoggiato i nostri piedi sulla roccia eterna, su Gesù Cristo il Signore. Abbiamo imparato e stiamo imparando a confidare nel Signore, stiamo imparando a credere alla Sua parola, stiamo imparando a viverla. E tutto questo è una sfida che ovviamente è più grande di noi, ma Dio è molto più grande di noi, è questa cosa meravigliosa perché Lui entra nella nostra vita e ci dona la capacità di uscire da questi pantani fangosi che hanno tentato in qualche maniera di soffocare la nostra vita, di abbruttire, di uccidere la nostra vita. D'altra parte, l'opera del diavolo da sempre è venuto a rubare, uccidere e distruggere. E tutti quelli che lavorano in quella direzione è ovvio che stanno lavorando non per Gesù Cristo, non per il Signore, ma Gesù è venuto a cercare e a salvare tutti quelli che stanno vivendo in uno stato di perdizione. E quindi la perdizione che ho vissuto mi ha concesso il fatto di trovare la grazia di Dio. Ed è questo quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Ebbene, se il Signore mi tira fuori da questa fossa di perdizione semplicemente perché si fa pietra sotto di noi in maniera che possiamo uscire da questa situazione fangosa, tormentata, senza speranza, ebbene, e continua dicendo: Egli ha messo nella mia bocca un nuovo canto. Ha messo in me la capacità di cantare, ha messo in me la capacità di ringraziare, la capacità di lodare il nostro Signore, di lodare il nostro Dio. E quindi cambia completamente, quindi dal grido, dal lamento, dal momento di scoraggiamento, ecco che viene fuori che sono sempre la stessa persona, probabilmente ancora infangato, ma esco e metto i miei passi al sicuro e, anziché lamentarmi, imparo a cantare, imparo a dare lode al Signore, imparo a sorridere, perché questo è un modo per trasmettere la gioia, la pace, la benedizione, perché Dio l'ha messa nel mio cuore, perché io possa condividerla, regalarla a chi mi sta vicino, perché più gioia do e più ne riceverò, perché questa è la grazia di Dio. E poi se sai cantare, canta un bel canto al Signore, perché Egli ha messo nella mia bocca un nuovo canto. Non me lo sono inventato, è Dio che ha messo nella mia bocca questo nuovo canto a lode del nostro Dio. E quindi ecco qua, a questo punto la sfida si fa importante perché molti vedranno questo e dice temeranno, cioè si renderanno conto che Dio non è una barzelletta o una favola per bambini,
ma è la realtà della grazia dell'onnipotente creatore della terra e dei cieli che è capace di venirci incontro proprio nelle nostre fragilità e debolezze. Quindi molti vedranno questo e acquisteranno timore di Dio e confideranno nel Signore, impareranno a fidarsi di Dio, ma lo faranno probabilmente perché hanno visto te, che dalle tenebre sei passata alla luce, sei uscito da questo fango e hai imparato un nuovo modo di vivere, dando lode e gloria al Signore. Quindi io ti incoraggio non solo a sorridere, ma anche a cantare le lodi del Signore, perché è proprio questo che succede nella vita dei figli di Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia, che non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Purtroppo siamo in un mondo pieno di menzogne e i prepotenti sembra che abbiano sempre ragione. E parlare di Dio in questo tempo è scomodo, ma Dio è presente, ed è presente nella mia vita, è presente nella tua vita e si rivela nella sua parola, si fa conoscere e quindi le bugie finiranno perché le bugie non hanno sostanza, mentre la parola di Dio, essendo verità, ci porta a verità, ci dona verità e ci dona la libertà. Scopriamo la libertà dell'essere semplicemente quello che siamo, figli del nostro Dio, del nostro Creatore. Quindi, beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli, vorrei proclamarli, ma sono troppi per essere contati. E quindi io non sono qui per contare le opere del Signore, ma per dirvi che il Signore continua ad operare. Perché queste opere sono tante, sono troppe? Semplicemente perché Dio continuamente ad operare nella vita di quelli che credono. E quindi ecco che se sei in quella condizione, beh, aspetta pazientemente, mentre il tuo grido sale a Dio, mentre la tua preghiera, la tua supplica, mentre stai ancora naspando in quel fango, ebbene sappi che il Signore ha ascoltato il tuo grido e si sta inchinando su di te e in qualche modo sta mettendo sotto di te quella pietra viva, capace di metterti in condizioni di uscire da questa situazione, da questa palude, da questa situazione dove il fango sembra il padrone della situazione. Ma non è così. Vedete, Gesù è capace di nascondersi nel fango della vita, ma lui è la pietra vivente sulla quale noi possiamo appoggiare la nostra vita e uscire affinché i nostri passi possano diventare spediti, possano diventare dritti, possono diventare quei passi dell'uomo giusto che impara a camminare insieme al suo Dio. Proprio perché anche in questo salmo, un po' più avanti, ci dirà appunto che ho messo la mia legge nel tuo cuore. E nel tuo cuore questa realtà, diventa concreta. Non hai più bisogno di qualcuno che ti urli dietro dicendo devi comportarti meglio, ma anzi questa realtà diventa vissuta ogni giorno. Nel verso 7 sta dicendo, l'ho scritto, ecco, sta scritto nel rotolo del libro: Dio mio, io prendo piacere nella tua volontà, la tua legge è dentro al mio cuore. Io ho letto questo verso in più che non era previsto, ma credo che sia importante perché fa parte di tutto quello che ci stiamo dicendo in questo giorno. La tua legge è dentro il mio cuore. Non è più un comandamento esterno che mi obbliga a essere quel che non sono, ma consapevole, ho vissuto nel fango e grazie a Dio ne sto uscendo e grazie a Dio la sua legge è nel mio cuore e quindi ecco perché a questo punto non mi lascio più condizionare dal male che mi sta attorno, ma intono un nuovo canto, inizio una nuova vita, imparo a vivere una vita completamente nuova. Qualcuno non mi capirà,
ma quelli che ti amano capiranno che quello che è nel tuo cuore è qualcosa di speciale, perché è Dio che sta intervenendo nella tua vita, è Dio che sta cambiando la tua vita da dentro. Ed è leggendo il Vangelo, imparando a crederci, che fai l'esperienza della salvezza, della liberazione, della guarigione, che non è solo per avere la vita eterna, per non andare all'inferno, ma è una vita che comincia un cambiamento radicale oggi. Non aspettare di aver risolto questo problema. Affidati al Signore, grida a Lui finché appunto Lui non si manifesta. Come iniziava questo salmo, ho fermamente, pazientemente aspettato il Signore. Forse stai aspettando delle risposte del Signore? Io ti consiglio, aspetta il Signore. Aspetta quella pietra vivente che sarà forte sotto i tuoi piedi affinché tu possa uscire da questo pantano fangoso, perché questo pantano, i tuoi peccati, i tuoi sensi di colpa, tutto quello che ti è stato scaricato addosso, non è più il tuo padrone, perché il sangue di Gesù Cristo ti dà una vita nuova perché tu la possa vivere oggi e perché tu possa uscire da questa situazione di schiavitù. E la vera libertà la troviamo in Cristo Gesù, e questa è una libertà che troviamo nella nostra anima, e credere alla parola del Signore ci porta a questa esperienza, così che la pace di Cristo possa riempire, colmare i vostri cuori e che al di là delle mie parole voi possiate affidarvi alla grazia del Signore. Perdonatemi che vi parlo in questo modo diretto, ma è Lui che rende sicuri i nostri passi. Non ci siamo inventati niente. Abbiamo tutti imparato uscendo dal fango appoggiandoci a Gesù Cristo. Non ci sono alternative. Chiunque si è convertito è perché per uscire dal fango si è appoggiato a Gesù Cristo. Se no ancora ci stiamo raccontando delle storie, però in realtà non stiamo uscendo da questa situazione. Ed è la grazia di Dio che ci permette di uscire da questo fango e acquistare vivere, un cuore nuovo, e dall'interno del nostro cuore questa sfida che si continua. Mio Dio, prendo piacere nel fare la tua volontà, perché la tua legge è nel tuo cuore. Prendo piacere nel fare la tua volontà. E così che il Signore possa benedirvi. Credo che il mio tempo sia finito, ma a Dio sia la lode e la gloria. Siate benedetti e ripieni della sua grazia. Fidatevi di Gesù. Appoggiate il vostro piede sulla grazia che ci è offerta in Cristo Gesù e sicuramente riuscirete a uscire da qualsiasi pantano stia cercando in qualche maniera di condizionarvi. Siate benedetti nel nome di Gesù.